A tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video. Oggi non sono sul mio canale, ma sono sul canale dei Game Grabbers. Ok, oggi cosa facciamo? Facciamo l'unboxing e una delle prime impressioni della tastiera che devo ancora prendere da comprare, ovviamente. Tastiere mouse, quindi un set della Cooler Master. Ok, quindi iniziamo. Passo 1, a buttare via mouse e tastiera e iniziare subito con l'unboxing. Stiamo già cercando di forare la plastica. Comunque l'ho comprata da una sottocatena, diciamo, sì, di Amazon, ovvero l'alienpc.it, che ho trovato tipo a 5-6 euro meno di Amazon e me l'hanno spedita in 2 giorni. Quindi sì, direi che ho fatto un affare leggermente migliore. E in più era io non capisco perché ogni volta che arrivo su internet arrivano i pacchi. Guardate come, ma cioè, io non capisco. Ragazzi, su via. Sono sempre sbordati, sono sempre messi male, anche se sono imballati. Sì, molto male. Cioè, vabbè, ve la faccio vedere anche a voi, perché sinceramente a me questa cosa non garba molto. Quindi sì, possiamo subito passare ad aprire la scatola. Allora, qua abbiamo due levettine in cartone, non so come chiamarle, e la scatola si apre così. Ok, ora cerco di fare una panoramica specialmente migliore. Ok ragazzi, ora andremo a unboxare la tastiera, che ovviamente anche questa è la Cooler Master ed è retro illuminata. Allora, qui cosa abbiamo? Dei tasti con un inchiostro in cui sono stati stampati molto trasparenti, quindi non pensate alla luce senza attivare la retroilluminazione dei tasti di poter vedere, perché sono veramente illeggibili. Comunque, poi troviamo delle parti lucide, nere, e il resto del materiale è plastica, anche se devo dire che è veramente abbastanza dura. Quindi, il cavo invece è di gomma con nessuna rivestitura esterna. Mentre dietro troviamo questi specie di gommini, abbastanza in gomma, che ci terranno la tastiera ferma al tavolo, e avremo delle levette a disposizione per alzare la parte diciamo più verso lo schermo della tastiera. Ok, poi prima di passare al mouse, qui abbiamo una guida, ovviamente, che è questa qua. Vabbè, non c'è praticamente niente. Troviamo le varie funzioni, vediamo qua che ci consigliano un mouse, ovvero Recon, e delle cuffie, ovvero le Sonos. Ma a noi non ci interessa, perché noi adesso andremo ad unboxare il mouse. Vabbè, avete già visto, ma chi se ne frega. Allora, eccolo qua. Ve lo avvicino anche un po' all'obiettivo per farlo vedere meglio. Ok, dovrebbe vedersi. Ok. Allora, troviamo una rotellina veramente carina, ma che con poco tatto la si riesce a far scorrere. Poi il vestimento in plastica, ovviamente, del tutto. Troviamo la parte dietro molto rigida, il coso infrarossi, non so come si chiama, scusate, in gomma, bla bla bla. E qua abbiamo due tasti per aumentare o abbassare il picchiaio. Ad incontrare non più serve. Ah, e qua abbiamo una parte di gomma dura che è vera, dovrebbe aiutare a tenere fermo il mouse quando si gioca. Quindi adesso vi farò vedere come si comportano sul computer e quando sono collegati. Ok ragazzi, questo è come si comporta la tastiera con la retroilluminazione attivata. Così invece è come si attiva il mouse, come si illumina il mouse con la retroilluminazione. Semplicemente per la tastiera basterà cliccare Alt e SCR SK per disattivarla l'illuminazione, e Alt è di nuovo lo stesso pulsante per riattivarla. Quindi molto semplice, e diciamo l'illuminazione è più che ampia.
Mentre per il mouse sinceramente non si può disabilitare la illuminazione, che comunque è veramente bella e veramente stupenda da guardare. Faccio vedere anche una panoramica così, veramente stupendo. E il totale di questo set è di 29 euro, non comprese le spese di spedizione, visto che possono variare. Vabbè, il video di oggi è finito, vi ricordo di lasciare un bel like, vi ricordo anche di iscrivervi alla mia, al mio canale, vi ricordo anche di condividere il video se l'avete gradito, e chissà, se l'avete voglia andatevi anche a lasciare un like sulla mia pagina Facebook. Io ragazzi per oggi vi posso salutare, noi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!